Ciao a tutti, mi chiamo Isabella Luppi, vengo da un paesino piccolino, mi sono trasferita in una grande città, scegliendo di frequentare il Politecnico. In particolare sto studiando ingegneria dell'automazione, sono al terzo anno e sono ancora qui, quindi le cose vanno bene. Allora, per rispondere a questa domanda del perché ho scelto questo percorso, vorrei articolare la mia risposta in più parti. Allora, innanzitutto dal punto di vista dell'indirizzo, perché ho scelto di stare su una materia puramente scientifica e in particolare così dettagliata? Beh, perché al liceo scientifico in particolare detestavo le materie umanistiche, per cui per esclusione ho detto vado a fare o matematica o fisica o qualcosa del genere. Però mi sembrava molto banale andare a frequentare comunque un indirizzo puro, per cui ho detto voglio poter fare qualcosa con le conoscenze che ho fin da subito, e per cui ho scelto il ramo di ingegneria per poter applicare subito queste cose. Ovviamente applicare sempre dal punto di vista teorico, perché è un po' difficile ancora al terzo anno. Ho scelto anche una facoltà così, posso dire, rilevante e potente come titolo, perché appunto provenendo da un paese molto piccolo mi è sempre stato detto ma che bella ragazzina che sei, chissà che bell'uomo potente che ti trovi. Io invece sono tornata a casa e ho detto papà guarda, quell'uomo potente voglio essere io. Per cui questa è la spinta che tutti i giorni mi fa alzare e dire adesso voglio diventare qualcuno. Ma qualcuno che mi ha ispirato non particolarmente, questo perché comunque sono cresciuta in un ambiente molto particolare. Mia madre non ha vissuto tutto il tempo in Italia della sua vita, per cui ha una mentalità molto diversa rispetto a quella di un italiano medio, ecco. Per cui l'ambiente in cui sono cresciuta mi ha stimolato e ha portato a pensare in questo modo e a scegliere questa strada. Quindi non è stato proprio un obiettivo, una persona da ammirare, ma è proprio stato l'ambiente nel quale sono cresciuta. Tantissime persone mi hanno scoraggiato, soprattutto i miei professori, perché nella mia scuola probabilmente sono stata la prima ragazza a intraprendere un percorso del genere e quasi tutti i miei professori erano convinti che io non fossi in grado. Quindi questo mi ha portato non solo a sceglierla, ma appunto a essere molto più motivata e quindi a raggiungere grandi obiettivi in questo mio percorso. Tra i miei obiettivi c'è quello sicuramente di portare a termine le due lauree, triennale e magistrale. Dopodiché mi piacerebbe o continuare con un dottorato di ricerca, speriamo o al Politecnico di Milano se mi prendono, oppure insomma in un'altra università in Europa, e comunque portare avanti un progetto mio, in qualche modo portare avanti quella che è un'idea mia originale senza dipendere da qualcuno. Questo è il mio sogno. Penso che il valore aggiunto di essere donna in ingegneria al momento è il fatto che ce ne sono davvero poche, dunque c'è tanto spazio per parlare, per dare la propria opinione in quanto donna. Purtroppo però questo a volte è sovrastato dal fatto che la voce maschile è spesso più considerata di quella femminile. Però il fatto che ce ne sono così tante poche di ragazze, a volte è molto facile dire la propria. Suggerisco il mio corso di studi, Ingegneria dell'Automazione, ad altre studentesse, perché la figura dell'ingegnere dell'automazione è una figura nuova nel mondo del lavoro e quasi comparabile alla figura dell'ingegnere gestionale. Questo perché le conoscenze ovviamente sono totalmente diverse, ma lo studio, il percorso di automazione è così articolato e così vasto che può coprire tanti percorsi, tante conoscenze, per cui spesso magari in un progetto ci si ritrova a poter gestire, a poter organizzare anche il lavoro degli altri, quindi in qualche modo andare a coordinare i lavori, insomma essere qualcuno di più importante.
Un momento per me indimenticabile di questa mia carriera accademica sicuramente è stato quando sono stata votata per diventare rappresentante del mio corso di studi, Ingegneria dell'Automazione. Questa vittoria mi ha portato a sentirmi importante perché mi ha dato una voce sia in quanto femmina sia in quanto studentessa per avere una vita attiva all'interno del campus. Intensi? Politecnico è intenso. Sicuramente aver scelto questo percorso di studi, aver scelto in particolare questa università, mi ha dato veramente tanto, però dall'altra parte io ho dovuto dare tanto. Penso di essere una persona forte, autoritaria e molto organizzata. L'ambiente nel corso di studio con i miei amici e i miei colleghi è un bell'ambiente perché c'è molto rispetto uno con l'altro, soprattutto c'è molto rispetto nei confronti dei miei colleghi verso di me e verso le altre ragazze in quanto siamo una minoranza. Allora, adesso voglio parlare direttamente con voi. Non ascoltate quando vi dicono che non siete in grado di fare le cose. Le uniche persone che dovete ascoltare siete voi stesse.